tempo di carnevale e a Venezia, come in molte altre città italiane, si dà inizio alla festa. Il carnevale è antichissimo. Anche i romani lo festeggiavano alla fine dell'inverno. Da allora si è diffuso dappertutto, in forme diverse secondo le zone. E alcuni carnevali italiani sono diventati degli spettacoli straordinari, da non perdere. Piccoli e grandi centri, quando arriva questo momento dell'anno, si danno da fare per inventare giochi, feste e divertimenti, tutti con una caratteristica comune: rompere le regole della vita di tutti i giorni. Il carnevale è infatti la festa della disobbedienza. Ognuno può fare le cose che di solito gli sono proibite. I poveri si possono travestire da re, le donne da uomini, gli uomini da donne, e così via all'infinito. Per questo il protagonista del carnevale è la maschera, un oggetto che permette di fingere di essere quello che non si è. Uno dei più splendidi carnevali d'Italia è quello di Venezia. Gli sbandieratori di altre città lo festeggiano, sfilando con i loro vessilli. Un altro carnevale celebre è quello di Viareggio, che si festeggia con una spettacolare sfilata di carri allegorici. La preparazione dei carri, di cartapesta sostenuta da tralicci di legno, richiede un lungo lavoro, a volte anche alcuni mesi. A costruire i carri sono esperti artigiani, che gareggiano l'uno con l'altro per il carro più bello. Cominciano plasmando della creta. È una specie di grande pongo che a poco prende forma. Vengono fuori così i lineamenti dei personaggi presi di mira. Dal modello di creta si ottiene un calco di gesso che servirà per le lavorazioni successive. Un aiutante prepara della carta di giornale, passandovi sopra della colla di farina. Segue i consigli del maestro e impara dalla sua esperienza. Jonathan, non ne fa tanti, sennò seccano. Vanno bene così? Va bene, ma ora me ne faccio una diecina. Dopo va zitto. Allora faccio più piano. Dammi un'aiutata. La carta, così preparata, viene disposta a strati nella forma di gesso. Intanto si collaudano le parti meccaniche che servono a far muovere i pupazzi. Quando la colla è asciutta, la sagoma di cartapesta può essere staccata dal calco. Sempre venute, ora un bene. Pare che sia venuta bene, eh? Vabbè. Poi le sagome vengono dipinte. I personaggi sono pronti. Il tempo stringe, la folla aspetta. Si lavora ai carri per le rifiniture finali. Ora vediamo qual è lo spirito di questo carnevale. Prendere in giro i potenti, mettere in ridicolo la gente che conta. A Venezia il carnevale è diverso. Dall'esterno tutto sembra calmo. Si ha quasi l'impressione che la città sia deserta. Ma dietro questi muri c'è una grande animazione. Una vitalità che ricorda quella dei secoli passati, quando il carnevale di Venezia era una delle attrazioni più importanti d'Europa e ispirava tanti grandi pittori, come Guardi, Tiepolo
e canaletto. Già prima dell'imbrunire, una folla di persone si riversa in piazza San Marco, che si trasforma in un grande teatro. È qui che si riuniscono le maschere, che diventano le protagoniste della festa. Alcune ricordano il passato, i turchi, antichi nemici di Venezia. Altre sono fiabesche, ricordano un mondo incantato, meraviglioso. Non per niente Venezia ha creato tante maschere famose ormai in tutto il mondo, come Pantalone o Arlecchino. Si vedono insieme maschere preziose e maschere rimediate con materiali presi qua e là. Ma l'importante è travestirsi, aspettando la sera. Anche a Viareggio ci aspettano delle sorprese. Malgrado il tempo incerto, i carri sono pronti a sfilare. Passa un'ora di giorni, giunga pure la vostra, da domande passa ancora, per la giugno del cammino. Ehi, ehi, ora, così che appello, ma che era, ma che era, ma che ognuno di essi porta un messaggio, una battuta ironica, uno sberleffo. Tutti i carri esprimono una stessa idea, la protesta della gente comune contro le esagerazioni dei potenti. Uomini politici, calciatori e altra gente famosa vengono bonariamente presi in giro. Per questo i lineamenti dei personaggi sono esagerati. Grandi nasi, bocche smisurate. In questo modo i toscani, uno dei popoli più amanti dello scherzo e delle burle, possono esprimere il loro animo polemico, protetti dall'impunità del carnevale. I carri si trasformano in festa popolare. Su ognuno di essi montano anche 200 persone, indiavolate, che cantano, ballano, si agitano. (Sussurra)